anche accomunato a quello di Napoli, ma ribadiamo insomma che sono due eventi completamente diversi. Fatto sta che adesso per i ragazzi che sono gli arresti domiciliari arriva anche un ulteriore provvedimento, quelli di non poter arrivare nel territorio di Salerno per i prossimi 3 anni. Certamente, ieri sabato mattina ho firmato 9 provvedimenti di divieto di ritorno del Comune di Salerno per questi giovani che sono stati arrestati, ora sono agli arresti domiciliari. Il provvedimento avrà efficacia dal momento in cui poi saranno scarcerati, ovviamente. Questo provvedimento è una misura di prevenzione che rientra nelle competenze del questore. Il questore, prima di emanare questo provvedimento, ovviamente deve fare una valutazione della pericolosità sociale. Pericolosità sociale che viene, diciamo, valutata sulla base di profili sia oggettivi che soggettivi. In questo caso qui, noi nel caso particolare di questi 9 ragazzi, abbiamo valutato innanzitutto le modalità dell'azione, una modalità abbastanza cruente, nel senso che loro hanno usato delle pistole ad aria compresso con dei piombini, quindi sono delle armi che fanno seriamente male. Poi sotto il profilo soggettivo abbiamo valutato il fatto che anche attraverso ciò che è stato detto negli interrogatori davanti al giudice delle indagini preliminari, che loro, per loro era un gioco. Quindi probabilmente, e questo ci deve far riflettere, perché loro non hanno la coscienza della capacità, del valore causale delle proprie azioni, e questo è veramente, veramente da ci far riflettere sulla, ai fini della pericolosità sociale. Quindi sulla base di questa interdizione di questi giovani dalla loro presenza nel territorio di Salerno per la durata di 3 anni, quindi loro non potranno mettere piede a Salerno per 3 anni se non per motivate ragioni che dovranno essere rappresentate ovviamente all'autorità di pubblica sicurezza, che valuterà se derogare per, e in che termini derogare per qualche periodo alla, al provvedimento inibitorio della presenza nel territorio di Salerno. Questo è uno dei primi provvedimenti in tal senso che riguarda i minori qui in città Salerno, viene anche da scherzo, era per gioco, viene anche da pensare che possa essere una scusa difensiva. Certamente, poi le ragioni della difesa vanno poi valutate dal giudice delle indagini preliminari. A me preme invece valutare il carattere proprio intrinseco di questa pericolosità, perché il fatto che a 19, 20, 21 anni non capire che cosa vuol dire commettere un'azione del genere veramente mi fa pensare tanto, ed ecco perché vuol dire veramente poi a questo punto tenere in considerazione che questi giovani non hanno veramente coscienza di quello che fanno, il che è pericoloso, avere delle persone poi in mezzo a noi con questi, diciamo, con questo modo di pensare.